Guardi, in realtà c'è un lavoro di trucco su Ubo che è stato ben studiato e analizzato e se uno va a guardare il suo volto quando diciamo, è zingaro all'inizio, eccetera, e poi fa la comparazione verso la fine, c'è un lavoro diverso di trucco ben preciso, nel senso che ci sono degli interventi di rughe, di tutta una serie di elementi sul volto, di pettinatura diversa. Peraltro Lugo inizia questo suo percorso quando ha, diciamo genericamente, forse 20 anni, per dare un'età così, e arriva ad averne 40, quindi non c'è un così evidente decadimento dal punto di vista fisico. Noi abbiamo fatto anche le prove per fare degli invecchiamenti più forti e la sensazione era abbastanza stridente, cioè sembrava adesso vi faccio vedere che è invecchiato, quindi ho preferito rischiare magari di dare la sensazione che lui non fosse cambiato molto, ma tenere così. Quella dimensione che vedete, perché mi sembrava che se no diventasse addirittura un salto, cioè ci dava l'impressione che fossero passati 30-40 anni, ecco. Questo dipende anche spiego una cosa tecnica, così per dare anche una specie di informazione magari quasi scolastica. Il trucco nell'ambito degli invecchiamenti ha due tracce, diciamo, una è quella di agire su ovviamente pettinature, eccetera, trucco, occhi, borse sotto gli occhi, e eventualmente con dei piccoli interventi, delle zigrinature, chiamiamolo così, no? Mettendo del lattice sul sott'occhio, eccetera, di dare una sensazione di leggero invecchiamento. L'altro è di fare, come ho fatto sicuramente con Ligabue, no? E volevo nascondermi, un lavoro molto più vasto. Però questo lavoro più vasto, come dire, l'abbiamo pesato e a tutti non faceva una buona impressione, sembrava, diventava finto, non so perché, probabilmente perché nell'ambito di Ligabue si partiva già con una persona che era fin dall'inizio diversa, c'erano degli interventi estetici e c'era un percorso di una faccia molto segnata. Nell'ambito di Lugo questa cosa, insomma, alla fine abbiamo scelto di non farlo. Devo dire che questo ha anche risparmiato all'attore una fatica enorme perché quando ho fatto volevo nascondermi, il buon Elio Germano se ne andava 4 ore prima al mattino nel camion trucco e si sottoponeva a questa Come è cattura, successo a Favino in Hammamet. Favino in Hammamet, eccetera. Cioè, questi interventi di trucco sono molto belli dal punto di vista del risultato, ma poi li paghi anche nella fatica dell'attore, perché deve stare lì 4 ore in più, arriva la sera e non ne può più, veramente, cioè diventa così. Poi se la voce invece ho trovato che nel corso degli anni, sulla voce lui ha fatto qualche Un intervento lavoro, sì. e quello ha funzionato narrativamente. Consapevolmente o inconsapevolmente, lei si è anche rifatto in parte a quel film di Terrence Malick. Per questo è una tematica molto importante, cioè quella della guerra che stravolge la vita delle persone semplici. Ma non mi sono rifatto direttamente, ma sicuramente, un po' come dicevo prima, anche in relazione alla mia esperienza familiare, ai miei genitori e in generale di tutti quelli che ho conosciuto quando ho fatto il lavoro su Marzabotto, eccetera, c'è una voglia di dire la guerra basta. Il film di Malick è proprio un film sull'obiezione di coscienza, perché alla fine questa scelta porta a far sì che queste persone che erano state prelevate dai paesi dell'Alto Adige, versione tedesco-austriaca, eccetera, venivano passate per le armi, però, cioè hanno dato la vita perché sono rifiutate, dato, insomma, le hanno portate via, perché si sono rifiutate, eccetera, di combattere, di andare a uccidere qualcun altro. Ecco, credo che questo sarebbe uno degli elementi fondamentali della svolta dell'umanità, forse. Non, la nostra generazione non credo avrà questa gioia di scoprire che non si uccide più nessuno e non so se mai accadrà. E poi il film in centrale Svizzera, il paese che io definisco extracomunitario per eccellenza, parliamoci chiaro, che sta lì in mezzo e dal 1300
neutrale, ma c'ha una sorta di esercito, eccetera, e tutto questo avvia per la difesa, no? Avvia questa storia. Comunque sì, certo, c'è evidentemente un'analogia.